anche perché una lettura che in genere non danno, parlo quella dell'immigrazione come potenzialità antimafia, si crede sempre il contrario. Tu dimmi quando... Un pezzetto di qua, scusa, perché c'ho il lampadario che... Si crede sempre immigrazione, vittime sacrificali immediate per via della loro miseria, delle mafie. Si pensa sempre così, non è così. Quando vuoi. In questi giorni si sentono dare mille interpretazioni sui fatti di Rosarno, mille letture, decine di editoriali e di esperti che parlano, analizzano, raccontano. Credo che tutto sia molto semplice. La rivolta degli africani di Rosarno è stata una rivolta contro l'Andrangheta. Si deve partire da questo dato. Qualcuno dirà no, ma non ci sono prove, non è sicuro, non è combattere l'Andrangheta, bruciare auto, rompere vetrine. Certo, i metodi sono stati sicuramente ingiusti e una parte di loro per questo dovrà sicuramente prendersi responsabilità, ma in un comune sciolto per 'Ndrangheta, con un clan, il clan Pesce di Rosarno, che è stato capace di comprare un intero quartiere a Bruxelles, in Belgio, con i soldi del narcotraffico. Ecco, in una realtà del genere non si può pensare che qualsiasi ambito del territorio, qualsiasi ambito economico non sia controllato dall'Andrangheta. Ecco perché questi lavoratori, questi raccoglitori di arance che si sono ribellati, in realtà si sono ribellati non soltanto alle loro condizioni, ma anche a un sistema di cose. Si tende a pensare, con un automatismo un po' troppo grossolano, che arrivano gli immigrati, deboli, affamati, disposti a tutto, e diventano facile merce delle mafie. Non è così. O meglio, non è così meccanico. Gli immigrati arrivano in certi territori del sud Italia, spesso tollerati dalle mafie, perché le mafie da loro hanno vantaggio. Li mettono spesso nelle periferie, li mettono, per esempio come a Castelvolturno, nelle cittadelle abbandonate, cittadelle abusive abbandonate. Ne ricavano diversi vantaggi. Gli immigrati dalle mafie ricevono, per esempio, a volte una tolleranza anche con le forze dell'ordine, li avvertono quando ci sono le retate, insomma c'è una specie di meccanismo di contenimento. Ma cos'è che mette in crisi questo sistema? L'africano arriva, vuole un salario, vuole una vita, la mafia glielo impedisce. A questo punto, a differenza dell'italiano, che già mette in conto di avere un diritto mutilato, che semmai le cose gli vanno male va via dal suo paese, l'africano invece non può che combattere il meccanismo, non può che, per avere la possibilità di vivere meglio, combattere per il diritto che le mafie gli tolgono. Un diritto che invece l'italiano cerca di, innanzitutto sa già essere così, in quelle terre si vive in questo modo, quindi sa già che sarà un diritto mutilato, ma che poi cercherà semmai di incontrare, patteggiare, brigare per ottenere quello che vuole. Gli africani questo non possono farlo, diventa combattere le mafie una questione di vita o di morte. Nessuno ha ricordato che la comunità senegalese, una parte della comunità senegalese, credo la mattina della rivolta o addirittura il giorno prima, aveva circondato la villa di un capozona dell'Andrina di Rosarno. Beh, questo ha un significato. Nessun italiano ha mai fatto una cosa del genere. L'avevano circondata in modo pacifico, ma comunque minaccioso, come a dire: sappiamo che sei tu che determini le nostre condizioni di vita, sappiamo che sei tu che determini i nostri salari. Da fame. Allora voglio dire, c'è anche un'altra cosa. Queste città, Rosarno, Castelvolturno, Casal di Principe, San Cipriano, potrei fare un elenco infinito, sono territori di mafia, territori di 'Ndrangheta, territori di Camorra. Moltissime persone oneste, che poi sono la parte maggiore di questi paesi, vanno via, o quelli che rimangono subiscono.
Quindi c'è una specie di emorragia di persone sane da questi territori. Per essere migliore in questi paesi devi andartene. Invece gli africani arrivano. Arrivano a Rosarno, arrivano a Casale, arrivano a Castel Volturno. Quindi la cittadinanza loro la conquistano sul territorio. Loro non è che se ne vogliono andare, loro vogliono arrivare lì, lavorare lì, perché lì c'è uno spazio, perché lì magari c'è una crisi e quindi possono andare a lavorare. Ecco perché senza dubbio gli africani ci salveranno, perché loro portano gli anticorpi. E portano gli anticorpi non per meccanismo morale o perché sono superiori sul piano culturale, esattamente perché vogliono vivere, vogliono essere felici. Per raggiungere il diritto, per raggiungere la felicità, hanno rischiato tutto, hanno pagato tutto, il loro viaggio, i gommoni, le botte, la miseria. E quindi quando arriva un'organizzazione che gli blocca questa crescita, beh, allora non lo permettono. Gli africani salveranno Rosarno, gli africani salveranno Castel Volturno. Chi criminalizza gli africani che si sono ribellati sta facendo un enorme errore, perché li spinge verso le mafie africane. Le mafie africane esistono e sono potenti, la mafia nigeriana soprattutto, e loro vogliono che la comunità migrante sia fragile, perché vogliono essere gli unici interlocutori. In questo momento bisognava invece trovare un elemento di mediazione, far capire al paese che gli italiani possono avere dai migranti qualcosa che non va soltanto a descriversi come il lavoro, che gli italiani non vogliono più fare, le vergogne che altri, come dire, che gli italiani non farebbero mai, loro le fanno, i lavori più umili, no, questa volta c'era una cosa di incredibilmente dignitoso, anche così chiaramente dignitoso e di fortemente universale. Qui c'è qualcuno che sta combattendo per te, perché se qualcuno si rivolta all'Ndrangheta si sta combattendo anche per i rosarnesi, se qualcuno si ribella alla Camorra si sta combattendo anche per i castellani. E tante volte ci sentiamo dire che questa è una balla, che è solo colpa di esagitati africani. E allora perché non ci sono mai state rivolte a Torino? Perché non ci sono state mai rivolte a Milano? Perché? Perché ci sono state soltanto piccole cose, invece qui vera e propria occupazione del territorio? Perché? Perché lì forse la possibilità di interloquire, che fossero associazioni o fossero anche una parte delle istituzioni, c'era. Del sud invece no. E se vai a interloquire con le organizzazioni criminali, sai benissimo cosa ti succede. Una volta a Villa Literno, negli anni '80, gli africani cercarono di creare come una specie di sindacato e di piantagioni di pomodori e cercarono di aumentare il loro salario. Andarono a contrattare con i caporali di Camorra l'aumento del salario degli africani, di tutti i lavoratori africani. I caporali licenziarono le 3 persone che avevano chiesto l'aumento del salario e aumentarono il salario a tutti gli altri. Era un modo per dire che nessuno osi distinguersi, che nessuno osi diventare portavoce. Tutto deve avvenire sempre e soltanto per la loro volontà. Ecco perché queste manifestazioni sembrano non democratiche, perché non hanno dei rappresentanti, ma i rappresentanti o delle persone che vanno a spiegare cosa è successo, i rappresentanti hanno paura. Hanno paura perché loro diventerebbero bersagli. Invece oggi sono tutti ad avere lo stesso viso. Sono tutti ad avere, come dire, un'unica voce. Forse so di star facendo una lettura romantica, poi sono anche stanco del cinismo di questi giorni, sono anche stanco della superficialità, quindi preferisco essere più incline a una lettura romantica che a una banalissima lettura cinica. E poi, occupandomi di mafia da tempo e soprattutto essendo meridionale, quello che mi sento di dire agli immigrati è una cosa semplicissima: non andatevene dal sud Italia, non lasciateci soli con le mafie. Per la loro parte.